L'artista esistenzialista, buonasera a tutti. Questo video è quantomeno doveroso. E qualche ora fa c'è un video fatto dal signor Sabatini, un giornalista accreditato, ecco, forse screditato oggigiorno. La prima battuta è venuta casuale, ma è abbastanza calzante. E ex Sky, non so neanche dove lavora questo Sabatini, onestamente, con tutto il rispetto, diciamo per molti il portaborse di Max Allegri. Da queste dichiarazioni penso che è calzante anche questa valutazione. Ebbene, il signor Sabatini parla di stile Milan e di non stile Juve e quant'altro. Vorrei ricordare attualmente al signor Sabatini che in Italia nessuno ha stile, non c'è più Agnelli, non c'è Moratti, non c'è Berlusconi, eccetera, eccetera. Non vedo tutto questo grande stile di cui lui parla. Secondo me neanche lui in tante trasmissioni per come si pone a stile, non sa che cos'è lo stile. Comunque, andiamo avanti. Fondamentalmente dice che il Milan ha mandato via Pioli con stile, con educazione, con carezze e quant'altro. Mi sembra che Pioli fino a molte settimane fa, dai giornalisti accreditati, da un tot di tifosi, non era stato considerato bene. Anche delle volte denigrato, quindi probabilmente il signor Sabatino non è a conoscenza di tante cose. Poi parla di carezze Milan verso Pioli, stile, perché abbiamo visto l'ultima partita di come si sono comportati i tifosi del Milan. Alzo le mani per l'amor di Dio. Pioli in scadenza di contratti, Milan fa una valutazione, prende un tecnico più o meno buono, valutazione loro non ci interessa perché parliamo di altre cose, ma Pioli ha avuto un percorso. Pioli l'anno scorso, non sbaglio, qualche anno fa, giù di lì ha vinto un campionato e poi ne ha sbagliato un altro. E poi comunque vada, fatto secondo, Pioli era dietro di te. E non so se ha la rosa della Juve. Allegri in 3 anni fa letteralmente schifo, perché la parola è quella, non ce ne sono altre. Perché sei terzo, se l'Atalanta li vince tutti e due diventi quarto. Ancora più vergogna che ci hai messo in faccia a tutti i tifosi della Juve. E tu, caro Sabatini, ti permetti di dire, parli di stile, di come è stato trattato Allegri. Sai le dinamiche che sono nello spogliatoio Juve, le dinamiche con la società? Io credo che tu non le sappia perché non le conosce nessuno. Si possono sapere delle cose, che c'è una guerriglia all'interno della famiglia Agnelli, lo sanno tutti. E ok, ma questa è una cosa. Gli atteggiamenti di Allegri, 7 più 2, 9 milioni di euro all'anno per 8 anni, ha preso sempre il denaro non dimostrando niente, creando problemi alla società, creando problemi agli spogliatoi. Creando problemi in campo, creando un non gioco, con tutto il rispetto per il muso corto come lo chiamate voi, dobbiamo essere contenti di 1-0, 97esimo col Verona, all'ultimo secondo, dobbiamo essere contenti delle vittorie con Lecce 1-0, giusto giusto, dei pareggi risicati, perché poi quando ti abbandona, ed è successo, l'abbiamo detto tutti, la fortuna, la diabendata si gira dall'altra parte. Le partite poi non le vinci più, caro Sabatini. Ancora oggi tu parli ancora di Allegri. Cioè, ci rendiamo conto. Cosa farai domani, caro Sabatini? Su quale carro salirai adesso che Allegri è alle ortiche? Perché onestamente io non so più cosa risponderti. Cioè, che parametro di riferimento viene utilizzato dal tuo cervello? Vorrei capire. Quale? Un parametro di cosa ha dato Pioli e cosa ha dato Allegri? Come è stato trattato Pioli e come è stato trattato Allegri, ma come Pioli ha trattato gli altri e come Allegri ha trattato gli altri? Ci saranno delle colpe di Giuntoli, 50%, l'altro 50% è di Allegri. In tutti i migliori matrimoni, caro Sabatini, informati, è 50 e 50. Ci sono le colpe di Giuntoli, posso concordare con te, ma ci sono tante colpe di Allegri. Tante situazioni poco piacevoli e non ricordi forse tante interviste laddove Szczęsny, Danilo e qualcun altro avevano fatto le dichiarazioni dicendo: così non va bene, questa società deve puntare in alto, noi siamo la Juve, non la San Benedettese, non la Carrarese, ok? E ogni anno dobbiamo lottare per vincere il campionato. No, per Allegri siamo da secondo barra terzo, forse quarto posto. Però per una Coppa Italia che ha vinto, quest'uomo è diventato Cristo in terra, ha vinto una Coppa Italia ed ha fatto terzo e rischia di diventare quarto. E voi parlate di miracolo sportivo. Qual è il miracolo sportivo? Forse il miracolo ha fatto Pioli, perciò è stato considerato in questo modo qua.
Quindi voglio dire, ci sono gli allenatori pro Allegri, di Allegri si può dire quello, lo dico con quelle che, un minimo del tuo pensiero, che è riuscito a mantenere un ambiente, diciamo, vicino nei momenti difficili. Questo nessuno glielo toglie, però signori miei, Allegri prendeva sempre 7 più 2, l'allenatore più pagato in Italia. In questi anni ha continuato a prendere il denaro e neanche con lo schifo più totale si è dimesso. Quindi signori miei, caro Sabatini, con tutto il rispetto che possa avere, io penso che con questo video l'hai fatto proprio grossa, cioè hai permesso a tante persone, diligenti, meno diligenti, di riderti appresso. Cioè, stanno ridendo della tua persona, perché veramente io ho visto tanti di quei video, ma un video del genere è incomprensibile, non ha un minimo senso logico, perché hai messo a parametro, non lo so, che dobbiamo dire, una rosa e una patata, cioè, non lo so, parametri di riferimento che non hanno il minimo senso logico. Cioè, cosa ha dato Pioli al Milan e cosa ha dato Allegri gli anni addietro? Avevi anche i giocatori che ti hanno fatto vincere le partite, perché poi non tutti hanno Ronaldo, Higuain, Mandzukic, Barzagli, Bonucci, Chiellini, bla 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 bla. Capisco. Il Milan ha una rosa quest'anno ed è un dato di fatto. Vatti a vedere le figurine, vatti a vedere le figurine. Lì, il Milan di quest'anno è meno forte della Juve e addirittura è sopra di noi. E quindi di cosa dovrebbe essere contento il tifoso della Juve? Che alla fine siamo, io sono uno di quelli che, come tanti, credo, una buona fetta di tifosi della Juve, alla fine avrebbe voluto vedere molte più di due partite con Montero. Con Montero abbiamo visto giocare le tre punte, ci siamo divertiti. A Bologna siamo andati sotto, abbiamo recuperato. Mi diranno sì, il Bologna le ultime partite, non mi interessa. Parla il campo e la Juve comunque ha recuperato. Una Juve tranquilla. Fagioli non giocava, giocava poco con Allegri, perché Allegri vuole il play che non fa ragionare. Con Allegri non gioca Pirlo, gioca Van Bommel, abbiamo bisogno del lungagnone, quello forte fisicamente che spezza il gioco e riparte. E le geometrie dove sono? Quindi. Allora, caro Sabatini, io comprendo che avrai il tuo modus operandi, la tua forma mentis, però credo che veramente, ripeto, io vedo tanti video, ma credimi, io mi vergognerei per questo video. Per me è una vergogna mettere a parametro due cose totalmente diverse. Una persona in un ambiente se ne va e se ne va comunque non facendo polemica. E Allegri, che l'ultima partita ha fatto tutto quello schifo, perché la parola è schifo, con tutte le difficoltà contingenti, una persona come lui non doveva arrivare a tanto. A questioni con Giuntoli, a questioni con l'arbitro, a questioni con il quarto uomo, non può urlare dicendo dove è Rocky, dove è Rocky. Alla fine non sei Rocky Balboa che sta cercando Ivan Drago, non sei un pugile, non stai su un ring, sei un allenatore, un minimo di contegno, non lanci la giacca, non lanci la cravatta alle ortiche. Tu stai a Torino, non stai allenando, che cavolo ne so, il Pontecagnano per fare a battutacci, non stai in terza categoria. Hai 30 telecamere che ti inquadrano, vai negli spogliatoi e continui a fare il resto. Poi che cosa hai fatto? Vai da Vasiago e a chiedere scusa, perché oltre alle denunce della Juve, la giusta causa c'è anche la denuncia di Vasiago, perché non puoi andare, lo sanno tutti, vicino a un giornalista accreditato, un altro poco lo prendi con il cravattino, ti strappo le orecchie, ti faccio questo, ti faccio quello, sono minacce, ma stiamo scherzando, caro Sabatini, ma tu che sei a conoscenza, come tanti, di certe cose, come fai a difendere Allegri in questa condizione, in questa situazione? Ribadisco, io da certe dichiarazioni, personalmente, a parte mi dissocio totalmente, ma io mi vergognerei. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.